rappresentare il territorio dalla costa con sindaci e un sindaco, quello di Borghetto Santo Spirito, della nostra bellissima costa, un amministratore di Albisola Superiore, poi l'entroterra Massimino, Ponte Ivrea col sindaco Camiciottoli e anche l'ex capogruppo Stefano Mai, tutte persone che hanno nel cuore la provincia di Savona, idee molto chiare e voglia di lavorare. Credo che questi siano gli elementi fondamentali, perché la politica va fatta col cervello ma anche col cuore, amando il proprio territorio, aiutando gli amministratori locali indipendentemente da quale schieramento abbiano partecipato durante le elezioni. È evidente che noi, quello che ci spinge come Lega, è il forte amore e l'attaccamento al nostro territorio, la voglia di avere una Liguria che cresce, che si sviluppa, che dà futuro alle nuove generazioni che verranno. Ci differenzia questo dal centro-sinistra, che sta facendo una campagna elettorale denigratoria nei confronti, non solo del centro-destra, del nostro candidato presidente Marco Bucci, uomo del fare, che ha saputo risollevare Genova nel momento più terribile degli ultimi suoi anni di storia. È evidente che oggi c'è una grande scommessa: il nostro territorio deve tornare a scommettere sullo sviluppo che sia sostenibile nel tempo, che aumenti la qualità della vita a tutti i cittadini e che possa garantire futuro alle nuove generazioni. Tra i temi toccati durante la presentazione della lista c'è anche quello del rigassificatore. Ha fatto un riferimento chiaro a chi ha firmato il provvedimento? Beh, io non l'ho firmato il provvedimento, c'è anche un ministro della Lega che ai tempi firmò il provvedimento, ma non mi sembra che si candidi in Liguria. C'è un candidato presidente in Regione Liguria che firmò il provvedimento che consente di spostare i rigassificatori nel nostro paese, quindi non tenerli fissi in un posto, e l'unico caso in cui si applica è proprio sul rigassificatore di Vado. Quindi credo che debbano fare un esame di coscienza, debbano dire come stanno le cose e dopodiché si può fare qualsiasi cosa. Io credo che sia una questione che va riaffrontata e credo che oggi il tema vero sia che la provincia di Savona non può sempre subire, e su questo devo dire noi avevamo anche sollevato qualche perplessità ai tempi, anche durante la giunta Toti, ma la cosa che mi fa più specie è che chi ha firmato il decreto, che sta a sinistra, oggi dice che lui è contrario al rigassificatore. Poteva non firmare quel decreto.